Ma buonasera ragazzi, rieccoci qua. Ho un altro video per voi questa sera, secondo perché c'ho un piccolo aggiornamento da darvi per quanto riguarda quell'area che abbiamo visto nel video di oggi pomeriggio, in cui abbiamo la ruspa e abbiamo questa sorta di materiale che si sta rompendo. Stamattina ho registrato verso le ore 9 e come sapete c'erano queste parti qui all'interno. Adesso vi faccio subito vedere, intanto è bella, sono sceso fuori, ok, entriamo un attimino. Stamattina vi ho fatto vedere queste zolle enormi, ok, che si possono rompere con 400 milioni e passa di punti ferita. Guardate come sta scendendo. Ogni singolo massone c'ha i suoi HP e stanno praticamente scendendo. Visto anche che molti di voi me l'hanno scritto nei commenti. Ah, raga, grazie perché ha scritto Team Dragon. Ancora una volta, scrivete qua sotto hashtag Team Dragon se shopperete il pacchetto leggendario lava con il deltaplano del dragone con il mio codice Dragon ufficiale nel negozio. Raga, hashtag Team Dragon, stiamo aumentando, grazie mille, ma soprattutto supportatemi per questi super videozzi. Mi sembra di tornare circa mesi fa quando facevo video notizie, raga. Vi sento più vicini e questa cosa mi fa un sacco piacere, soprattutto dai like agli scorsi video. Ma, raga, guardate un po', gli HP stanno scendendo e vi darò un paio di dati in questo video di oggi. Intanto avete visto che abbiamo lo scheletro di, indovinate un po', ragazzi, il teschio di, lo so che lo sapete, di Moisty Mire, ovvero Putrido Pantano. Vi ricordate, ragazzuoli, lo scheletro di Putrido Pantano? Ma, raga, vi faccio un attimo vedere come diventerà. Ebbene sì, vi faccio vedere come diventerà questa parte quando tutto sarà completamente rotto. Abbiamo uno screen direttamente da un utente su Twitter che ha svelato la cosa. Boom! Ecco qua, raga, l'immagine quando tutte quelle zolle saranno completamente distrutte. Praticamente è una sorta di mini evento che sta creando il team di Epic Games. Infatti gli HP scendono, vi dico anche subito, vi do una stima: 36.700 danni ogni 30 secondi, ogni un minuto scendono di 60.150 punti ferita e ogni 10 minuti scendono di 660.000 punti ferita. Questo significa che circa il 30 marzo avremo tutto quanto distrutto e rimarrà solamente quello che vi ho appena fatto vedere nello screen. Ragazzi, non ditelo a nessuno, abbiamo già visto come sarà qui la zona, ok? Like per questa cosa, raga, ma non ditelo a nessuno. Detto questo, ragazzuoli, a parte gli scherzi, eccoci qua. Altre curiosità ovviamente per Fortnite le abbiamo già dalla patch di ieri, qualcosa di figo, ma vi dirò di più. Si parla di geyser sotto a questa scavatura, si parla di geyser o addirittura di condotti, che potrebbero essere anche dei condotti vulcanici forse? Non lo so ragazzi, non si sa ancora, ma continueremo ad aspettare nelle prossime ore e nei prossimi giorni e vedremo che cosa andrà a succedere. Anche perché raga, si parla di 9 di queste aree, penso che una volta che sarà terminato circa il 30 marzo la distruzione, una volta che sarà terminata la distruzione di questa zona qui, apparirà un'altra scavatura, un'altra fossa in un'altra parte della mappa. E secondo me sarà verso sponde del saccheggio, perché si parlava anche qui di un'altra area identica a questa. Chissà se vedremo un altro oggetto, magari l'ancora come avevamo nella vecchia season. Abbiamo avuto lo scheletro a Putrido Pantano, poi ricordate la carrozza, l'ancora, insomma raga, abbiamo altre piccole curiosità sicuramente interessanti qui su Fortnite, qui con queste news del vostro reporter Dragon. Ragazzuoli, Dragon ufficiale nello shop, scrivete qui se metterete il mio codice oggi, supportatemi per questa serie che continua delle notizie. Noi ci vediamo domani con Brawl Stars, con un video piuttosto speciale e anche un video unboxing di un gadget tecnologico, raga, l'ho registrato ieri, vado a montarlo. Noi ci vediamo al prossimo videozzo domani. Raga, fatemi sapere cosa ne pensate di questa scena qui, di queste cose che si stanno creando nella mappa. Detto questo, volevo solo aggiornarvi. Ci vediamo domani. Ciao ragazzi.